Buonasera, ben ritrovati in questa seconda giornata di lezione. Ieri non ci siamo presentati, io insegno tecnologie chimiche industriali e analisi presso l'Industriale di Castellana, c'è un laboratorio di analisi, seguiamo appunto analisi alimentari e quindi diciamo che tutti i giorni trattiamo queste tecnologie, questi problemi. Allora, oggi, ieri abbiamo visto un attimino cos'era il discorso degli enzimi, abbiamo visto quali sono le problematiche, la fortuna, i vantaggi nell'avere delle proteine così complesse, così efficienti e specializzate per poter trasformare dei prodotti in dei reagenti in prodotti di una reazione chimica. Ovviamente questo sembra applicato nell'ambito biologico. Oggi vedremo come anche gli alimenti si possano degradare a causa della presenza in essa di enzimi, ma non solo, di microrganismi che sono gli altri fattori che possono portare al degrado di un dato prodotto alimentare. Oggi dobbiamo fare una prima introduzione e capire quali sono i fattori che intervengono nella crescita dei microrganismi, siccome il nostro obiettivo poi è quello di conservare gli alimenti. Alla fine, quindi, conoscendo i microrganismi e conoscendo gli enzimi, quali sono i fattori che li fanno crescere e moltiplicare, noi andremo a utilizzare queste armi per poter eliminare i microrganismi, andando a porli nelle condizioni sfavorevoli alla loro crescita. Conservazione degli alimenti: la conservazione dei prodotti alimentari è legato al mantenimento da parte dell'alimento stesso delle caratteristiche proprie di qualità igienico-sanitaria, ma commerciale e organolettica. Effettivamente in queste tre parole ci sono racchiusi tantissimi concetti e tante problematiche. Conservare e mantenere le caratteristiche organolettiche significa in realtà far sì che le caratteristiche di qualità e di bontà del prodotto siano mantenute, ma allo stesso tempo dobbiamo operare sul prodotto affinché vengano eliminati in qualche maniera i microrganismi, ridotti al minimo, o se non ridurli completamente, eliminare completamente è una cosa abbastanza improbabile. Voi capite che questo è un compito abbastanza complicato, perché il problema nella conservazione, eliminare i microrganismi ci permette di prolungare la vita dello stesso alimento. Quindi il problema è di grande importanza per ragioni economiche, ovviamente, geografiche, sia politiche, perché bisogna scambiare delle merci, climatiche, perché se ci sono delle condizioni di temperature eccessive che possono favorire la crescita dei microrganismi, noi dobbiamo fare in modo da metterli comunque nelle condizioni sfavorevoli per eliminarli, per l'incremento demografico e per il continuo aumento dell'urbanizzazione, anche perché in effetti l'aumento dell'urbanizzazione significa anche aumento delle materie prime. Conservazione degli alimenti, storia cronica. La conservazione degli alimenti, cioè il complesso di tecniche che permettono di ottenere l'inibizione delle cause di alterazione, precede l'individuazione delle cause stesse. Microrganismi, come già vi stavo accennando, enzimi, agenti chimici e fisici. Quindi è chiaro il nostro obiettivo, capire quali sono le condizioni migliori di crescita dei nostri microrganismi, e poi creare delle condizioni sfavorevoli affinché noi possiamo poi eliminarli, cioè crearli. Prima dobbiamo conoscerle, le condizioni migliori di sopravvivenza dei microrganismi, e poi noi, affinché possiamo conservare i prodotti, li porremo nelle condizioni sfavorevoli per i microrganismi, in modo da prolungare la vita dell'alimento stesso. Il deterioramento degli alimenti, con questo termine si intende qualunque modifica dell'aspetto, dell'odore o del sapore di un prodotto alimentare che lo renda inaccettabile al consumatore. Quindi il degrado di un prodotto, il deterioramento di un prodotto significa che il prodotto, a causa della presenza di enzimi, a causa della presenza di microrganismi,
il prodotto diventa non più commestibile. Quali possono essere alcune cause di deterioramento del prodotto? Una proliferazione abnorme di microrganismi, presenza in essa di contaminanti microbiologici, presenza di salmonella, presenza di coliformi, che purtroppo si possono trovare sempre nella catena alimentare, se non curata attentamente. E contaminanti che possono essere, per esempio, ma questo è un altro discorso che vedremo comunque, contaminanti chimici che possono rendere il prodotto inaccettabile al consumo. Oggi andremo a valutare solo gli aspetti legati a un deterioramento di tipo biologico. Quello chimico e fisico lo vedremo i prossimi giorni. L'alterazione degli alimenti è dovuta a diversi fattori: la moltiplicazione di batteri, di funghi e lieviti. Basti pensare a della frutta e verdura lasciata in frigo, dopo qualche giorno, se non conservata adeguatamente o arieggiato, si formano le muffe. L'attività spontanea di enzimi presente naturalmente negli alimenti, che quindi dà inizio a una serie di reazioni di degrado. Fattori fisici, luce e temperatura. La luce, sì, certo, per esempio l'olio, se esposto alla luce, può degradarsi. Questo è un fattore che sicuramente può influire sulla vita di un prodotto. La temperatura, anche la temperatura, il vino, se non conservato in condizioni idonee di temperatura, può degradarsi. Fattori chimici, l'umidità, l'ossigeno. Tutto ciò determina la comparsa di irracidimento. Ecco qua, irracidimento dell'olio, ma anche evidentemente di burro, grassi, di formaggi, di fenomeni putrefattivi, sviluppo di gas e di odori anomali, modificazione della consistenza ed inacidimento. Sono tutte delle cause che sono determinate evidentemente dalla presenza abnorme o in condizioni fuori controllo di microrganismi, ma non solo, per la presenza comunque di enzimi, non solo, di fattori come la luce, la temperatura eccessiva, che quindi porta come conseguenza a dei processi, all'accelerare dei processi putrefattivi. Ci sono ovviamente delle situazioni che vanno a nostro vantaggio, cioè il cibo deteriorato non è sempre il cibo pericoloso, basti pensare ad alcune muffe come il formaggio, il gorgonzola. In realtà lì delle muffe ci sono veramente, ma perché si vanno a inseminare, ci sono dei microrganismi starter che vengono aggiunti e quindi tutto sommato a noi va bene. Quelli non sono evidentemente pericolosi per la salute. Ma in alcuni casi la deperibilità degli alimenti può essere causata da microrganismi patogeni. In alcuni casi ce le mettiamo noi. Ecco qua, qui abbiamo aggiunto del Penicillium glaucum o roqueforti in questo caso. Penicilline, sì, sono sempre la famiglia delle penicilline. Che poi sono le stesse che possono dar luogo in certe condizioni agli antibiotici. Qui invece presenti delle muffe cattive, le muffe che si possono sviluppare sul pane o sui formaggi, addirittura alcune muffe possono produrre evidentemente delle tossine che sono altamente pericolose. Nei cereali o sul pane o anche sul vino, la presenza di muffe, per esempio, questo sicuramente ne parlerà ampiamente il collega, la presenza di muffe nella fase di vendemmiatura può portare poi alla presenza nel vino di ocratossine, che sono delle tossine altamente pericolose. Come d'altra parte la presenza eccessiva di muffe nel grano, perché non conservate in condizioni idonee, porta alla formazione evidentemente di muffe. Le muffe a loro volta producono delle tossine. E quindi le aflatossine di tipo G1, B1,
G2B2 sono delle, così denominate, sono delle tossine altamente cancerogene, quindi vanno valutate di caso in caso. D'altronde ci fu qualche anno fa il caso delle tossine trovate nel grano, e infatti era proprio dovuto al fatto che comunque la presenza di umidità nei cereali può dar luogo alla crescita di muffe, le muffe a loro volta iniziano ad aggredire il cereale, quindi a digerirlo, se volete, quindi a spezzettarlo in quantità più piccole. Qui c'è l'eterna lotta tra l'uomo, che deve cercare di arrivare prima dei microrganismi, altrimenti si mangiano loro l'alimento. Qui ancora, questa è la Botrytis cinerea, che è la muffa che è presente sull'uva, e che quindi anche in questo caso, specialmente su questi prodotti, quali le fragole e l'uva, che sono facilmente aggredibili da questa muffa. In questo caso sono sicuramente delle muffe cattive. E la cinerea può portare alla formazione di tossine, successivamente poi lo possiamo ritrovare nel vino. Ancora muffe cattive, quelle che è presente per esempio sull'arancia, sono sempre famiglie, genere Penicillium. Le caratteristiche fisico-chimiche degli alimenti determinano il loro grado di suscettibilità all'attività microbica. E in queste due parole in realtà c'è scritto, c'è molto da dire. In realtà, se ci facciamo caso, gli alimenti, cominciamo a capire un po' quali sono i fattori che fanno sì che l'alimento sia più o meno stabile rispetto all'aggressione da parte dei microrganismi. Sicuramente una caratteristica che va a nostro svantaggio è la presenza negli alimenti dell'acqua. Se c'è molta acqua, effettivamente gli alimenti possono essere aggrediti più facilmente dai microrganismi. Quindi per esempio la carne o il pesce lasciato all'aria viene aggredito più facilmente, si deteriora più facilmente che per esempio il pane, che impiega qualche giorno in più magari ad essere deteriorato. Quindi un fattore che diventa importante, che bisogna tenere sotto controllo, è sicuramente l'acqua, il contenuto di umidità, che poi come vedremo assume un termine ben preciso che è l'acqua libera. Quindi tra le caratteristiche, tra l'altro, che la normativa ha tabulato, c'è l'acqua libera. L'acqua libera va valutata per avere un'idea sulla stabilità del prodotto. Tra l'altro, come vedremo poi l'ultimo giorno sull'etichetta, l'acqua libera presente nell'alimento ci permette di dire esattamente, orientativamente direi, il tempo di vita di un prodotto. Quindi sull'etichetta uno non può mettere per esempio faccio un esempio sulla carne fresca 6 mesi, anche perché la legge dice che quando c'è un valore di acqua libera superiore a un certo valore il tempo di stabilità che deve avere portata in etichetta è inferiore. Ecco qua, in effetti la classificazione degli alimenti rispetto alla loro durata e conservazione. Già la legge definisce alimenti deperibili che comprendono molti cibi freschi, come per esempio carne, pesce, frutta e verdura. Il decreto ministeriale del 16 febbraio 1993 dice che se l'acqua libera, adesso vedremo che significa AW, è uguale a 0,95 o è più grande di 0,95, o il pH è maggiore di 5,2, evidentemente questo è un prodotto che è sicuramente deperibile. Patata e frutta secca hanno sicuramente un contenuto in acqua inferiore e questi hanno sicuramente un tempo di vita più grande, maggiore. Alimenti non deperibili o più stabili, io direi più stabili perché comunque ci sono sempre delle muffe o microrganismi che possono intervenire, possono essere per esempio la farina, lo zucchero, il riso e i legumi secchi. Infatti i legumi secchi, proprio per dire che hanno un contenuto di acqua inferiore, quindi possono essere più stabili. L'acqua libera in questo caso è 0,85, deve essere inferiore a 0,85 o molto meno, vedremo adesso. Deterioramento microbico di alimenti freschi. I cibi freschi sono deteriorati da numerosi tipi di batteri, funghi e microrganismi. Comunque nella famiglia chiaramente dei microrganismi ci sono batteri e funghi.
Dal momento che le proprietà chimiche variano ampiamente, i diversi alimenti sono colonizzati dagli organismi indigeni più idonei a utilizzare i nutrienti disponibili. Quindi chiaramente se noi prendiamo un alimento, quali possono essere mozzarelle, e queste sono contaminate da coliformi, perché la possibilità di contaminazione è molto semplice, perché dalla stalla alla produzione ci può essere un contatto accidentale e quindi i coliformi poi intervengono a contaminare il nostro prodotto. Quindi il prodotto può essere aggredito già dai coliformi, può essere contaminato dai coliformi. Ho tutta una serie di enzimi che sono presenti là e che hanno l'obiettivo di degradare il prodotto. Il deterioramento microbico degli alimenti freschi, frutta e verdura, per esempio, a causa di batteri, Pseudomonas, per esempio, che è un patogeno presente sulla verdura. È un microrganismo di natura indigena, lo si può ritrovare specialmente sull'acqua. Infatti una delle analisi che negli ultimi tempi è da eseguire sull'acqua è proprio lo Pseudomonas, che è un microrganismo che in condizioni particolari può portare al degrado del prodotto, può assumere varie forme, quindi il prodotto viene degradato in prodotti più piccoli. Ancora, può essere attaccato dai funghi, quindi della famiglia della Botrytis. Abbiamo già visto prima sull'uva. Quella muffa quale è la Botrytis. Funghi e muffe è praticamente la stessa cosa. Rhizopus, Penicillium e vari tipi di lieviti che vanno a trasformare il nostro prodotto in molecole più piccole. L'obiettivo comunque di tutti i microrganismi è quello di partire da alimenti e trasformarlo tramite la presenza in esso di enzimi o indigeni sull'alimento in molecole più piccole, più facilmente degradabili, più facilmente assimilabili. La carne, frutti di mare, batteri, in questo caso abbiamo Pseudomonas, Proteus, Salmonella, Escherichia coli, Campylobacter e la Listeria. Tra queste sono particolarmente pericolose. D'altronde, quando c'è una contaminazione da questi microrganismi, l'evolvere dell'intossicazione delle persone più o meno la stessa. Poi ci sono sempre come sintomatologia vomito, diarrea, mal di testa, eccetera. Comunque questo vedremo in dettaglio successivamente. Ancora sulle carni e sui frutti di mare ci può essere un'aggressione da parte di funghi, candida, penicillium sempre, rhizopus, eccetera. Latte, batteri, streptococco, pseudomonas ancora, Lactobacillus, Proteus, Clostridium, Bacillus, lattobacilli che poi hanno l'obiettivo di prendere il lattosio o ciò che è presente nel latte, come la lattasi per esempio, che ha l'obiettivo di scindere gli zuccheri e quindi ottenere delle molecole più piccole. Alimenti con alto contenuto zuccherino, i batteri ancora, Clostridium, Bacillus e Flavobacterium, ancora possono aggredire questi alimenti ad alto contenuto zuccherino, i funghi, Saccharomyces e Penicillium. Alcuni di questi noi li sfruttiamo, per esempio i funghi, o alcuni lieviti, per esempio i Saccharomyces, per fare la birra. In realtà lì ce li mettiamo noi perché vogliamo ottenere la birra. E quello che era l'amido presente nell'orzo poi viene trasformato e ridotto in piccole molecole nella birra, portando alla fine da uno zucchero più complesso alla formazione di alcol etilico e anidride carbonica. Sì. Sì, professore, volevo fare una domanda. Con prodotti tipo Lactimel, questi concentrati che pubblicizzano con Lactobacilli, parlano di questi
batteri, diciamo, positivi che favoriscono anche la flora intestinale. Sì, questi sono dei concentrati di altre famiglie, diciamo, sì, di questo tipo, sì, di organismi. Sì, in effetti la presenza di questi lattobacilli in questi concentrati migliora i movimenti peristaltici dell'intestino, e quindi migliora anche, vista l'acidità che possiedono questi, che è superiore a 5, quindi selezionano la flora intestinale, che quindi va verso una flora più selezionata, una flora infatti intestinale più selezionata e meno, diciamo, più idonea all'organismo. Sì. Che quindi vengono selezionati, sì, per, sì, diciamo, sì, il lato per positivo migliorare, che ha. Sì. La digeribilità e anche il benessere della persona. Sì, perché in effetti il fatto che questi sopravvivano in un ambiente più acido, gli si dà la possibilità di selezionare quelli che vivono in ambienti più acidi, in modo da far sì che nell'intestino poi ci siano dei microrganismi in grado di vivere in ambienti più con un'acidità maggiore, e di eliminare quelli che invece vanno in condizioni che possono provocare anche dei cattivi odori, esattamente. Origine dei batteri, dove noi possiamo trovare l'Aeromonas, Bacillus cereus, che troviamo sempre nei cereali, quindi li troviamo negli ambienti, il Clostridium botulino, questo è abbastanza presente negli ortofrutticoli, Clostridium perfringens in ambiente, ma lo troviamo negli animali anche, possono essere dei portatori, la Salmonella tifi nell'uomo, Salmonella non tifi può essere presente negli animali nell'ambiente, Staphylococci negli animali nell'uomo, Listeria monocitogena presente nell'ambiente o anche negli animali. Le coli in generale è dell'uomo, effettivamente un'analisi che facciamo spesso quasi sempre su tutti i prodotti alimentari è le coli, le Escherichia coli, perché la presenza di Escherichia coli già pur nell'acqua stessa, pur una semplice analisi dell'acqua per emungimento dal sottosuolo ci fa capire se è presente le Escherichia coli, che c'è una contaminazione fecale nel sottosuolo. Quindi magari c'è da qualche parte qualcuno che ha fatto una trivellato e ha buttato la fogna nel sottosuolo. Poi naturalmente bisogna vedere se non c'è solo coliforme, non ci sono streptococchi fecali, perché poi in base a questo uno si regola se la contaminazione è recente oppure è abbastanza vecchia. Poi ci sta Yersinia enterolitica, Shigella è l'altra che è dell'uomo, e il vibrione del colera, che possono trovarsi negli ambienti. Come si contaminano gli alimenti? Qui vedremo ancora meglio nel dettaglio nel futuro, però possiamo dire che la contaminazione si può avere durante l'immagazzinamento degli alimenti, perché i depositi non sono idonei o perché c'è il deposito in cui si vanno a conservare gli alimenti conteneva già degli altri alimenti che possono contaminare il successivo che viene portato. Scarsa pulizia delle celle frigo, con promiscuità, e questa è una cosa da fare attenzione, degli alimenti, temperature inadeguate al contenimento degli alimenti. E diciamo che tutte queste regole che stiamo analizzando adesso in realtà dagli organi competenti di controllo vengono seguite tutte quante alla lettera, sono possibili fonti di contaminazione. Gli ambienti devono essere aerati, un ambiente per esempio di conservazione di cereali che non presenta areggiamento può far sì che l'umidità si vada a concentrare magari nel fondo sotto la massa, e poi lì, specialmente in quelle giornate molto umide, possa far creare le condizioni idonee alla crescita delle muffe. Successivamente in quella zona poi crescono le muffe, in quella zona ci sono le tossine, le aflatossine. Magari in altre zone dove sono più esposte all'aria c'è meno umidità, concentrazione di umidità, le tossine non si generano. E questo è un problema specialmente nel campionamento
delle granaglie. Durante la manipolazione, questa è un'altra operazione che può comportare una contaminazione, quindi magari si va a manipolare degli alimenti e non ci si è lavati idoneamente, o non si utilizzano i guanti, ancora peggio. In osservanza delle norme igienico-personali, attrezzature e superfici di lavoro contaminate già da alimenti precedenti perché non puliti adeguatamente, tempi e temperature di cottura inadeguata, vedremo oggi magari in futuro delle condizioni che bisogna riprodurre per evitare che ci siano la contaminazione, il proliferare di microrganismi. Altro pericolo è promiscuità cotto crudo, quindi voglio dire, se in un frigo si vanno a mettere insieme un prodotto cotto e crudo, ovviamente il crudo potrebbe avere con sé ancora dei microrganismi che si trova a dover aggredire, se me lo permettete, l'alimento cotto. L'alimento cotto non presenta evidentemente microrganismi, quindi per una legge della competizione, nel momento in cui io mi trovo su un alimento che non presenta nessun microrganismo, riesco ad aggredirlo tutto e quindi me lo prendo tutto io. E ovviamente anche l'altra situazione, sporco pulito. Dopo la preparazione, la conservazione a temperature non idonee, si preparano i cibi, si lasciano magari all'aria a raffreddare, e come vedremo poi c'è una temperatura di conservazione che è quella di crescita dei microrganismi, che è circa 30-40 gradi, la più idonea, e in quell'ambito, in quell'intervallo di temperatura, poi i microrganismi crescono in maniera abnorme. Ancora, nella fase dopo la preparazione c'è sempre questa promiscuità cotto crudo, confezionamento in condizioni igieniche inadeguate, si lavora in condizioni igieniche non adeguate. Ovviamente si suppone che in queste, nella fase di preparazione non ci siano insetti, altrimenti poi ci troviamo qualche insetto o qualcosa nel preparato. La crescita microbica negli alimenti, lo sviluppo dei microrganismi negli alimenti segue il modello standard della crescita microbica. La fase di latenza può essere di durata variabile. La velocità di crescita durante la fase esponenziale dipende dalla temperatura, dal valore nutritivo dell'alimento e da altre condizioni di crescita. Cosa c'è scritto? C'è scritto che effettivamente la fase di latenza può essere un alimento contaminato per esempio da salmonella, però se l'alimento viene consumato subito, in realtà noi non ci accorgiamo della presenza della salmonella, perché l'alimento non contiene un numero di microrganismi tali da dare problemi alla salute dell'uomo. Cioè il genere umano ha una soglia di percezione dei microrganismi, ci sono un certo numero di microrganismi che possono non dar fastidio perché l'organismo è in grado di reagire all'aggressione da parte dei microrganismi. Naturalmente, se poi questo alimento viene consumato dopo diverse ore, chiaramente i microrganismi sono cresciuti in maniera esponenziale, a dismisura. Teniamo presente che, mi pare la prossima slide, c'è ogni 20 minuti c'è il raddoppio della concentrazione di microrganismi, quindi c'è un fattore esponenziale che mentre nell'uomo il tempo di durata per la crescita di un microrganismo è circa 9 mesi, lì in 20 minuti già hanno un'altra prole. Chiaramente poi la crescita dei microrganismi dipende anche dalla quantità di nutrienti a disposizione. Un discorso è, se parliamo della carne, dove il microrganismo, che come l'uomo trova l'acqua, trova i nutrienti, trova le proteine, trova tutte queste cose, una cosa è quando il microrganismo deve crescere su un alimento, quale per esempio il grano secco o sostanze dove il contenuto di acqua è basso e quindi il microrganismo fa fatica a riprodursi. Il tempo necessario affinché la popolazione raggiunga una densità significativa per determinare il deterioramento del prodotto dipende dall'inoculo iniziale, sì, dipende da quanti microrganismi c'erano all'inizio. Se c'era solo una salmonella, quindi si impiegherà più tempo. Se invece la contaminazione era grave perché era molto contaminato l'ambiente, quindi di conseguenza poi questi impiegheranno meno tempo a raggiungere delle concentrazioni
pericolosi per l'uomo. E quindi dalla velocità di crescita, che quindi dipende anche dal tipo di alimento che abbiamo di fronte. Fattori che influenzano la crescita dei microrganismi. Beh, e qui in questa slide praticamente è racchiuso tutto quello che l'uomo fa per conservare meglio il prodotto. I microrganismi, vi ricordo, così per la cronaca, che sono praticamente in genere costituiti da una membrana cellulare all'interno della quale c'è l'informazione genetica. Quindi già capiamo che il microrganismo è costituito da acqua, molta acqua. All'interno del microrganismo, della cellula, ci sono evidentemente dei sali, come l'uomo ha una temperatura di sopravvivenza, e ancora c'è un'acidità all'interno della quale questo microrganismo può vivere. In effetti, i fattori che fanno sì che il microrganismo possa riprodursi sono la composizione chimica, presenza di nutrienti come proteine, zuccheri, grassi e vitamine. Se l'alimento presenta poche di questi nutrienti, evidentemente non riuscirà a sopravvivere. Quindi io direi che per poter far sì che l'alimento possa conservarsi di più, li dobbiamo togliere ai microrganismi che non vogliamo che si riproducano, le proteine, gli zuccheri e i grassi. Dobbiamo togliere l'acqua, quindi già si capisce che degli alimenti che hanno un contenuto di acqua basso potranno vivere più, più facilmente riprodursi. Quindi i microrganismi crescono meglio sulla carne che non sul cereale. La maggior parte ha bisogno di una disponibilità di acqua superiore al 95%, anche perché la cellula di per sé è acqua, quindi se non c'è acqua sull'alimento in cui si trova a crescere, ovviamente non avrà difficoltà per riprodursi. Il pH, se il pH è inferiore a 9 ma superiore a 4,5, il microrganismo potrà riprodursi. Se invece prospettiamo al microrganismo un alimento che è acido, diciamo che difficilmente potrà attecchire. E quindi questo è un altro fattore da prendere in considerazione. Poi c'è da dire che i microrganismi possono essere sia degli anaerobi che degli aerobi. Quindi se l'ambiente in cui si trova il microrganismo è un ambiente in cui c'è ossigeno, si darà la possibilità di crescere a quei microrganismi aerobici, se non c'è ossigeno a quelli anaerobi. Quindi dipende da tutti questi fattori qui. Ancora, la temperatura a cui noi andiamo a conservare l'alimento. Certo, in frigo da 0 a 4 gradi evidentemente i microrganismi saranno bloccati nella riproduzione, ma non muoiono. Questa è una cosa che bisogna fare attenzione, perché molto spesso si pensa che le basse temperature eliminano i microrganismi. Non è assolutamente vero, perché anzi li conserviamo, gli allunghiamo un po' la vita. Da 15 a 45 gradi invece è la temperatura ideale per la moltiplicazione dei microrganismi. Chiaramente poi da 60 a 120 gradi c'è quell'intervallo di temperature che permette la crescita e la sopravvivenza solo ad alcuni microrganismi, ma in generale da 60 a 120 vengono uccisi quasi tutti, attenzione. I microrganismi, questa è una cosa importante, i microrganismi vengono uccisi, ma le spore, per esempio vedi Clostridium botulino, e alcune tossine, quelle dello Staphylococcus aureus, sono termoresistenti e conservano la loro attività. Allora, diciamo subito che per esempio il microrganismo quale il Clostridium botulino, quello che in realtà è tossico per l'uomo non è in sé per sé il microrganismo, ma le tossine che esso ha prodotto. Quindi il fatto che noi si vada, per esempio, se c'è stata una contaminazione da parte di Clostridi, in realtà poi, anche se noi andiamo a trattare il prodotto con temperature elevate, se c'era la tossina, essa non viene distrutta. D'altronde anche le tossine prodotte da Staphylococcus aureus, se presenti, anche una pizza che è stata trattata nel forno,
se c'è le tossine, queste non vengono distrutte, quindi ce le ritroviamo ancora. E quindi magari, siccome poi c'è il fatto che non tutte le persone hanno la stessa soglia di percezione per quanto riguarda la presenza di microrganismi, magari su 4 persone che hanno mangiato la stessa pizza, 3 stanno bene e 1 sta male. In realtà quindi c'è stata un'intossicazione alimentare. Poi l'altra cosa abbastanza pericolosa, le spore. Le spore dovete sapere che sono, tutti i microrganismi possono produrre delle spore, cioè una certa classe di microrganismi può produrre delle spore, cioè una specie di guscio di protezione, in quanto molto spesso le condizioni di vita di questi microrganismi o l'ambiente in cui si trovano non è idoneo alla loro riproduzione. Quindi a loro si producono un guscio di protezione, si addormentano, vanno in letargo, diciamo, in attesa che le condizioni ambientali di umidità, di acqua, di pH, eccetera, sia quello di nutrienti, sia quello idoneo alla loro crescita. Quando si trovano in questi ambienti che diventano ideali per la loro crescita, loro iniziano a crescere. Quindi rompono il guscio che queste spore, quindi possono essere... possono riprodursi. Chiaramente noi dobbiamo sapere tutte queste cose, perché sapendo queste cose noi possiamo pensare di eliminare pure le spore di questi particolari microrganismi utilizzando delle condizioni di trattamento termico particolari. Importante ovviamente poi è anche il tempo trascorso tra la preparazione e il consumo del prodotto. Il tempo trascorso tra preparazione e consumo alla temperatura ottimale di 20-40 gradi, perché effettivamente i microrganismi si riproducono ogni 20 minuti circa, quindi più velocemente si consumano gli alimenti, più abbiamo possibilità che non ci succeda nulla. Quindi molto spesso nel matrimoni o altro, gli alimenti, gli antipasti vengono preparati il giorno prima o situazioni non perfettamente idonee, poi ci si può verificare che ci sia un'intossicazione alimentare, in quanto i microrganismi che eventualmente ci fossero sull'alimento poi hanno il tempo di riprodursi. Sì. Allora, l'utilizzo degli abbattitori è un ottimo sistema per evitare che quell'intervallo di temperatura, cioè tra 20 e 40 gradi, venga superato il più presto possibile. Perché uno degli errori che si fanno, specialmente nelle ristorazioni, eccetera, è che tra la preparazione e poi il successivo... raffreddamento o somministrazione c'è l'intervallo troppo alto, specialmente una giornata come questa. Cioè, voglio dire, un alimento che è stato preparato e ha superato i 65 gradi e successivamente si fa raffreddare lentamente, magari all'aperto, e già la polvere stessa può essere un veicolo di trasporto di microrganismi, magari da una parete dove magari c'è uno che ha messo la mano sporca di salmonella, faccio un esempio. La polvere può trasportare sul nostro alimento, basta che ce ne sia solo microrganismo, questo in 20 minuti già si è riprodotto. Magari il tempo di raffreddamento dura circa un'ora, specialmente oggi che sono quasi 35 gradi, quindi l'ideale per il microrganismo è per riprodursi. Un abbattitore invece è ideale, l'ideale, perché il prodotto in brevissimo tempo, dice la legge, entro 2 ore dalla preparazione deve essere portato alla temperatura di conservazione, quindi 7-10 gradi. Quindi le condizioni ideali, perché quelle in brevissimo tempo, circa un'ora, portate l'alimento da 65 a 7 gradi, 10 gradi, se non anche oltre. Sì, no, non so cosa che... Per lo streaming. Se si superano queste temperature, rimangono inattivi a quelle temperature, ma se si lavora a meno 15, per esempio, si riesce ad abbatterlo?
cioè a meno 15, nel senso che i microrganismi si vengono eliminati. Sì, non solo inattivi, proprio eliminati. Cioè a meno 15 i microrganismi rallentano enormemente il loro ciclo vitale, sono bloccati praticamente. Ma non muoiono. Non muoiono. Ma c'è una temperatura teorica in cui si eliminano col freddo, non col caldo? No. E in generale possiamo dire che i microrganismi vengono, una parte può subire delle lesioni della membrana cellulare, ma altri sopravvivono. In effetti un metodo che noi abbiamo in laboratorio per conservare i microrganismi puri, perché noi abbiamo i ceppi puri per poterli poi controllare e verificare, è proprio sotto zero. Addirittura ci chiedono di metterlo in azoto liquido. Quindi a quella temperatura i microrganismi sono ancora, quando opportunamente ravvivati, riprendono il loro ciclo vitale. E vi garantisco che sono comunque sempre pericolosi, quindi bisogna fare attenzione. Sì. Ecco, una cosa che deve essere chiarissima a questo punto è che i microrganismi, se l'alimento è contaminato, non li uccidete andando sotto zero. Ne uccidete qualcuno, però il resto poi... Quindi quello che succede è c'è solo un rallentamento delle funzioni vitali, ma il microrganismo non muore. Ecco, non solo, con l'alta temperatura facciamo una cosa importantissima, lo andremo a vedere adesso in dettaglio anche dopo, siamo in grado di eliminare pure le spore. Alta temperatura. Cioè, sì. Sì, la sua domanda è abbastanza interessante, devo dire, perché in effetti, come vedremo tra due o tre slide, in effetti c'è un rapporto tra temperatura e tempo di riscaldamento. Chiaro, per esempio, faccio un esempio, la pastorizzazione del latte si fa in generale a 65 gradi per 30 minuti, però possiamo ottenere lo stesso risultato, quella che si chiama pasteurizzazione alta, a 80 gradi per 2-3 minuti, o anche meno. Quindi c'è un rapporto inverso tra quella che è la temperatura e il numero di microrganismi che noi riusciamo ad eliminare. E in effetti la domanda è interessante, solo che c'è un fatto, lavorare oltre questa variabile c'è da considerarne un'altra. Non possiamo tenere l'alimento per troppo tempo a 60 gradi. Cioè teoricamente sarebbe possibile distruggere i microrganismi, purtroppo non tutti, devo dire la verità, a 65 gradi andandolo tenendolo magari per 3-4 ore, però poi ne perderemmo nelle caratteristiche organolettiche. Però teoricamente potrebbe essere un modo di lavorare, ma non si può fare, per una questione poi di gusto eccetera, però c'è una relazione. Allora lì sì, lì evidentemente giocano sull'acidità. Come posso io uccidere i microrganismi? Allora magari utilizzo in qualche maniera degli acidi, il salmone per esempio col limone eccetera, e l'utilizzo del limone ha quell'obiettivo di rendere l'ambiente ostile comunque al microrganismo che ci fosse eventualmente. Quindi vedete, non a caso diciamo il sushi o altri, comunque facciamo attenzione perché voglio dire ci sono dei microrganismi che purtroppo non riescono, cioè riescono a sopravvivere all'acidità e quindi possono poi portare a problemi. Sì, quindi... Allora, speriamo solo che il centro di stabulazione dei mitili sia idoneo, che faccia il suo lavoro, se no non so se cosa possa fare il limone. Sì, è diciamo più un palliativo. Allora, cominciamo ad analizzare la temperatura. In generale una bassa temperatura di conservazione riduce la velocità di deterioramento. Tuttavia, un certo numero di microrganismi psicrotolleranti possono sopravvivere e crescere anche alle temperature di refrigerazione. Comunque la salmonella o l'isteria eccetera si blocca come attività cellulare ma non muore. Addirittura ci sono alcuni che stanno pure bene a bassa temperatura.
Pertanto è possibile conservare i cibi deperibili per lungo tempo solo a temperature inferiori a 0 gradi, meno 20, meno 80, per esempio nel ghiaccio secco. Possiamo allungare la vita, ma signori, sia chiaro, se c'erano dei microrganismi prima, ci saranno anche dopo. Anzi, nel momento in cui li andate a ravvivare, saranno più arrabbiati magari. Questa è una mia battuta. Temperatura, la maggior parte dei microrganismi tossici che attaccano gli alimenti appartiene al gruppo dei microrganismi mesofili, la cui temperatura ottimale di sviluppo è tra 35 e 37 gradi. Vedi la salmonella, il botulino, tipo A e B, Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus. Questo, la ricerca di questo è indicativo, ci viene chiesta quando vogliamo vedere il grado di igiene e pulizia dell'azienda. O dello stabilimento alimentare, come viene chiesto, viene definito dalla normativa in essere. Anche altre enterobatteriacee e la maggior parte dei batteri gram positivi, per esempio Bacillus e Clostridium, micrococchi e batteri lattici, crescono in intervallo mesofilo, quindi temperatura di 35-37 gradi. Solo pochi microrganismi appartengono al gruppo dei termofili, cioè riescono a mantenere, sopravvivere a temperature più alte, quindi maggiore di 40 gradi. Vi appartengono soprattutto delle specie di Bacillus e Clostridium. Bacillus che troviamo sui cereali e Clostridium. Alcune muffe, purtroppo bisogna fare attenzione, perché alcune di queste microrganismi che ho menzionato, vedi il botulino, purtroppo sono presenti anche nell'ambiente. Ecco perché la slide di prima. Cioè questi microrganismi, proprio perché si sono formati, vivono nel loro guscio, perché le condizioni di vita sono inadeguate, sono non idonee a loro, possono vivere per tanto tempo anche nell'ambiente aperto. Magari un giorno vado a toccare una rosa, mi vado a pungere, il Clostridium botulinum entra nel nostro sangue, dice qui sto benissimo, ci stanno le proteine, ci sta tanta roba, ed ecco l'effetto successivo. Alcune muffe sono termotolleranti, possiedono un optimum di temperatura nell'intervallo mesofilo, ma possono ugualmente tollerare temperature di sviluppo elevate, quindi stiamo parlando anche di muffe. Il pH. La maggior parte dei cibi ha un pH neutro o acido. Un pH pari o inferiore a 5 inibisce la crescita della maggior parte dei microrganismi, in grado di alterare gli alimenti. Pertanto l'acido, questo è importantissimo, viene spesso usato nella conservazione degli alimenti. Lo vedremo bene nelle prossime lezioni, però già vi posso dire che il microrganismo comincia a soffrire la temperatura, lo stiamo capendo, solo alcuni hanno la possibilità di sopravvivere a temperature elevate, ma noi li superiamo abbondantemente. Cominciano, soffrono il pH, l'acidità, e quindi, per esempio, per essere sicuri che non ci siano, non ci sia botulino nei sottaceti o prodotti sott'olio, fate un trattamento con aceto e vi garantisco che il botulino, se presente anche nella spora, non riuscirà a sopravvivere. Quindi magari li fate bollire per qualche sì. Li fate bollire per no, bollite per 10-15 minuti, vi garantisco che non avrà vita successivamente. Ma poi ci sono tanti fattori, già lo stesso barattolo che ha urtato, si è ammaccato, come vedremo adesso, è un possibile problema. Cibo fermentato, nel cibo in alcuni casi si può sviluppare acido per effetto dell'attività microbica. Attenzione qui, questo è interessante, questa cosa. Il prodotto in questo caso viene definito cibo fermentato. Crauti, yogurt, panna acide, formaggi, per esempio. Questi sono questo è il risultato, ma ci sono alcuni prodotti che proprio a causa dell'acidità si possono mangiare, insomma, ecco. E l'aumento dell'acidità in realtà garantisce la salubrità del prodotto.
Certe volte uno pensa che il fatto che siano acidi perché siano più buoni, no, il problema è che nell'evoluzione l'uomo si è accorto che quando sono acidi riesce a vivere, quando invece qualche nostro antenato ha pensato di mangiare, che ne so, i crauti senza l'acido, senza quella minima fermentazione, magari è stato male oppure non abbiamo avuto... I microrganismi coinvolti nella fermentazione degli alimenti sono i batteri lattici, acetici, perché producono acido acetico, o propionici, per esempio nei formaggi. Alcuni formaggi vengono aggiunti di starter per la produzione di acido propionico. E poi la conseguenza è che, per esempio, l'emmental si formano quelle bolle proprio del gas che si sviluppa dalla reazione di questi fermenti, questi starter iniziali. Questi batteri non crescono ad un pH inferiore a 4, pertanto il processo è autolimitante, chiaramente, però a 4 già è un pH abbastanza basso per sopravvivere i microrganismi. Allora, valori minimi e massimi di pH per lo sviluppo dei microrganismi. Ecco qua, qui c'è una bella carrellata. Quindi possiamo dire, per esempio, la Pseudomonas aeruginosa ha un pH minimo di 5,6-8. Sotto questo pH vengono uccisi. Come vedete, tutto quanto, anche il botulino, ecco, tra 5 e 5,2 è il pH di sopravvivenza. Quando ci mettiamo l'aceto, quello è già bello e defunto. Clostridium sporogens 5,9, Bacillus cereus cereali 4,9, 5,3, Vibrio paraemolitico 4585, Clostridium botulinum tipo A e B 498, l'aceto ha un pH che si aggira su 3,5-3,8, quindi stiamo tranquilli. Salmonelle tra 4,5 e 9,6, le coli, attenzione che sono anche i casi che abbiamo avuto l'anno scorso della sindrome emolitica, ci sono state una serie di un'epidemia, praticamente sono stati circa 20 bambini che sono stati colpiti da Escherichia coli, di una forma particolarmente resistente, l'H145, se non vado errato, che era una forma di Escherichia coli abbastanza resistente, e poi è stato scoperto che questo era dovuto evidentemente ai latticini. Comunque, perché l'indagine fu iniziata si pensava che fosse dovuto alle angurie, perché molto spesso c'è il modo di innaffiare utilizzando acqua di fogna, quindi l'acqua di fogna che poi va a contaminare l'alimento quando viene magari mangiato, insomma. Ma in realtà non era quello, infatti sono stati tutti i rivenditori di anguri, sono stati tutti controllati, non era quello il problema, poi si è visto che era invece i latticini. Purtroppo in alcuni casi si è verificato che anche dalle analisi nostre sono venute fuori analisi sull'insalata, per esempio trattate con acqua di fogna, perché c'erano gli Escherichia coli. Sì, evidentemente non venivano ben lavate le mammelle, quindi il latte poi veniva contaminato, lì bastano che ci siano dei microrganismi, poi quelli alle temperature, anche se c'è l'obbligo, secondo la direttiva, di refrigerare il latte, evidentemente qualcosa è sfuggito, da qualche parte qualcosa non è andato bene, insomma. Batteri lattici, ecco qui adesso c'è addirittura 2,6, ma sono particolari situazioni. Sono particolarmente resistenti questi microrganismi, ma quelli, diciamo, più pericolosi sono presenti sopra. Attività dell'acqua, questa è un'altra cosa importantissima, molto spesso si trova activity water, questo è il termine che c'è qui presente, rappresenta la quantità di acqua che contiene un alimento, viene valutata su tutti gli alimenti e le conserve, va valutata l'acqua libera, l'acqua libera, perché dovete sapere che l'acqua libera significa quell'acqua che può allontanarsi dall'alimento. Molto spesso dell'acqua è presente ma è legata all'interno dell'alimento, quindi non è disponibile ai nostri amici microrganismi e come tale non può avere effetto vitale. Se l'acqua libera ha dei valori che sono superiori al 95%,
c'è alta probabilità che i microrganismi possano crescere, anche di quelli pericolosi. È definita come la disponibilità di acqua per i processi metabolici dei microrganismi. Poiché i microrganismi non crescono in condizioni di bassa attività di acqua, perché è scarsa di disponibilità idrica, se è bassa la quantità di acqua questi muoiono, se invece ce n'è questi possono evidentemente riprodursi. La crescita microbica può essere controllata abbassando il contenuto idrico disponibile negli alimenti. Effettivamente una strategia è quella di essiccare l'alimento, oppure molto più interessante è quella di aggiungere un sale o zucchero. Per esempio le acciughe salate, il fatto di utilizzare il sale nelle acciughe non è solo un escamotage perché il prodotto sia più saporito, ma perché in questa maniera siamo in grado di eliminare i microrganismi, perché in grande presenza di acqua il sale è come se assorbisse l'acqua, che non è più acqua libera ma è legata al sale. L'acqua libera è un qualcosa che si può valutare modo casalingo o è una cosa che deve valutare un laboratorio chimico? No, si deve valutare, diciamo, un laboratorio, cioè una apparecchia idonea. Non si può fare, non si possono fare valutazioni. Cioè, teoricamente uno dovrebbe fare, prendere il sale, metterlo in un ambiente chiuso e vedere quanta acqua assorbe, poi fare non si riesce a stimare bene. E questa è la strategia. In effetti oggi vi sto dando già delle indicazioni che poi andremo ad approfondire nei prossimi giorni, siccome trattare un alimento affinché questo sia buono, diciamo, per il consumo. Acqua libera, ecco, qui ci sono degli esempi. Per esempio le carni possono avere un valore di acqua libera che va dallo 0,95 allo 0,97%, dal 95 al 97%, i formaggi dall'87 al 93%, marmellate dallo 0,82 al 0,93, già uno 0,82 0,93. Ovviamente qui c'è 0,82 o 0,93 perché è riferito all'unità, se vogliamo in percentuale invece rispetto a 100 è 82-93%, già è un valore abbastanza basso per poter far sì che gli alimenti, i microrganismi possano sopravvivere. Il latte concentrato o zuccherato 0,80-0,87, frutta secca 0,72. Uova in polvere 0,40, lo stesso come il latte in polvere che arriva addirittura a 0,20. Quindi poi a seguito di queste tipologie di alimenti poi ci sono tutte delle procedure affinché si possano ottenere latte in polvere, cioè significa togliere l'acqua dall'alimento. Quindi ci sono delle procedure ad hoc, vedremo più in là. Meno è l'acqua libera ed è un fatto di sicurezza, i batteri non hanno. Sì. Vale lo stesso per le muffe. Sì. Ah, è uguale. Le muffe sono un po' più resistenti. In effetti ci sono delle muffe che riescono a resistere, specialmente quelle sul pane, per esempio sui cereali, che anche 0,40, 0,50, vediamo il pane secco, riescono ad aggredire. Quelli sono un pochino più... Però sono le muffe che sono quelle che sono più resistenti, diciamo, alla carenza di acqua libera. Quindi in effetti, figuriamoci. In effetti, ecco qua, infatti, i valori minimi approssimativi di acqua libera per la crescita di microrganismi. In effetti le muffe, ci sono queste 0,65, 0,60, che sono queste del pane in pratica, sono quelle che riescono a resistere di più alla carenza di acqua libera. Ricordo per la cronica che sto parlando di acqua libera, cioè quella disponibile ad essere utilizzati da altri, dagli microrganismi, perché può esserci anche dell'acqua che è legata all'alimento e che quindi non è cedibile ai microrganismi. Quindi ci sono tutta una serie di microrganismi cosiddetti xerofili, sono capaci di vivere a basse concentrazioni di acqua e concentrazioni saline. Ci sono alcune alghe, per esempio, che riescono a vivere anche in ambienti veramente ostili, quale l'acqua di mare non
solo acqua di mare, ma anche calda. Anche nel Mar Rosso ci sono una serie di alghe che sono, riescono a sopravvivere, quindi insomma non ci sono limiti. Però in realtà sono dei casi abbastanza rari, non sono. Poi ci sono questi microrganismi di tipo alofilo, capaci di vivere ad alte concentrazioni saline, o addirittura osmofilo, capaci di crescere su ampi intervalli di valori di acqua libera o di pressione osmotica, quindi per esempio lo stafilococco. In relazione all'acqua libera, al pH e alla temperatura di conservazione, abbiamo qui riportato quelle che sono le categorie di alimenti. Gli alimenti che presentano un'acqua libera maggiore dello 95% acqua libera maggiore del 95% e un pH che è maggiore di 5,2 sicuramente è un alimento altamente deperibile. Quindi per il decreto ministeriale che vi ho detto prima del 93 il prodotto è da definire altamente deteriorabile. E quindi come tale non è che uno, poi lo vedremo meglio l'ultimo giorno, non è che ho della carne in certe condizioni, io posso dire che questo lo conservo 6 mesi, come minimo in asse vanno a sequestrare tutto il prodotto. Quindi bisogna fare attenzione a questo. Quindi ci sono dei vincoli di legge che approfondiremo. Deteriorabile, quelli che hanno un pH compreso tra 5 e 2 e 5, e una temperatura inferiore a 10, è stabile sicuramente un prodotto che ha un'acqua libera minore del 95% e un pH di conservazione minore di 5,2. Anche stabile uno solo con uno 0,90 di acqua libera. Ecco, l'altra cosa importante da considerare è questo potenziale di ossidriduzione. Da che cosa dipende il potenziale di ossidriduzione? Sicuramente dipende dall'acidità dell'ambiente e dalla composizione dell'alimento e dalla concentrazione di ossigeno. E devo dire, per esempio, che già dei pomodori pelati che sono nella loro confezione belli e sicuri, nella latta insomma, nel momento in cui dovessero malauguratamente cadere e ammaccarsi insomma come contenitore, in quel momento iniziano ad avvenire tutta una serie di reazioni di ossidriduzione, cioè significa che a causa dell'impatto che ha ricevuto la latta si verificano delle variazioni di acidità all'interno della latta. All'interno della latta si può sviluppare idrogeno, quindi la concentrazione di ossigeno diminuisce, e addirittura se non presente quella latta può il prodotto all'interno può degradarsi e magari se non perfettamente trattato la conserva può generare il botulino, può far crescere il botulino. Quindi anche questi sono i processi di ossidriduzione. Cioè si può generare, adesso andiamo su qualcosa di abbastanza lontano dal nostro modo di pensare, però all'interno della latte si può generare una pila, quindi c'è una parte che si ossida e qualcosa che si riduce e può generarsi evidentemente dell'idrogeno o un ambiente favorevole alla crescita del botulino. Quindi tutti i miei clienti dicono che quando arrivano in azienda del latte di pelati che sono ammaccate è da evitare di consumarli o fare molta attenzione, cominciare a valutare utilizzando le nocche eccetera per vedere se si sente il vuoto, non si sente è rigonfiata eccetera. Sì, bisogna fare attenzione. Sistemi in uso, atmosfera controllata, sottovuoto, eliminazione dell'aria e dell'alimento con riduzione della concentrazione di ossigeno. Sì, perché anche a causa di questa maccatura i microrganismi riescono a vivere in un ambiente in cui c'è un potenziale, come proprio una pila, che è compreso tra 100 e 500 millivolt gli aerobi, tra più 200 e meno 200 gli aerobi facoltativi e meno 300 più 125 gli anaerobi obbligati, vedi il botulino, lo Clostridium botulino. Nota bene, sottovuoto non elimina i patogeni, attenzione,
ma favorisce solo quelli che riescono a sopravvivere in ambiente anaerobico. Attenzione, attenzione, non inibisce totalmente la moltiplicazione. Per esempio la salmonella crescono bene se la temperatura di conservazione è compresa tra 15 e 18 gradi. Gli anaerobi sono addirittura favoriti. Se riescono a vivere in ambiente anaerobico. Conservazione degli alimenti e quindi tutti quell'insieme di tecniche che servono a rallentare i processi di alterazione a cui vanno incontro gli alimenti, sia per l'effetto del tempo che dell'ambiente esterno, luce e calore, mantenendone inalterate le proprietà nutritive ed organolettiche e la qualità igienico-sanitaria. Vediamo un po'. Metodi di conservazione, facciamo questa parte qua. Metodi di conservazione degli alimenti, sono disponibili vari metodi per la conservazione degli alimenti. A livello industriale si usano diverse tecniche di conservazione. I metodi di conservazione degli alimenti tendono a evitare le alterazioni rendendolo più stabile. Insomma, già cominciamo a capire che i metodi di conservazione degli alimenti sfrutteranno quelle che sono le condizioni migliori di vita dei microrganismi. Quindi sicuramente per conservare gli alimenti più a lungo noi andremo a sfruttare la temperatura, magari nelle condizioni più esasperate, magari se siamo sicuri del prodotto abbasseremo la temperatura, magari toglieremo l'acqua e quindi ci sono tutta una serie di processi che sfruttano proprio tutto questo. Ci sono alcuni che sono migliori di altri e alcuni che sono peggiori. Qui si vede meglio. Per quanto riguarda i metodi di conservazione, noi abbiamo dei sistemi che possono essere di tipo fisici e quindi possiamo avere le temperature, per esempio. Poi ci sono dei metodi che già voi capite saranno quelli metodi biologici e ci sono dei metodi chimici. È chiaro che i metodi chimici significa aggiungere qualcosa per evitare che o creare le condizioni sfavorevoli per la crescita dei microrganismi. I metodi biologici invece, per esempio, fare degli yogurt o fare avere degli ambienti molto acidi. Allora, vediamo un attimino i metodi fisici. Sicuramente tra i metodi fisici vanno annoverati l'utilizzo delle temperature o alte o moderate o basse temperature. Poi a seconda se stiamo lavorando ad alte temperature, avremo quella che può essere una pastorizzazione, può essere una situazione un pochino più spinta che ci garantisce molto di più, quindi per esempio la sterilizzazione, l'uperizzazione o ancora temperature moderate e quindi abbiamo per esempio l'essiccamento, l'affumicamento, la disidratazione. A temperature basse, ma qui non distruggiamo i microrganismi, possiamo avere per esempio una refrigerazione, congelamento, surgelamento, vedremo che bella differenza c'è tra i due, liofilizzazione, molto interessante la liofilizzazione, l'omogenizzazione, il sottovuoto, perché in qualche maniera vediamo che ci sono sicuramente dei lati positivi nella liofilizzazione rispetto per esempio a un sottovuoto. Sicuramente ci sono dei lati positivi tra la pastorizzazione e la sterilizzazione, perché uno dei problemi da considerare è che i microrganismi non si riescono ad eliminare completamente quando noi li portiamo a temperature elevate, quindi 80-85 gradi di pastorizzazione. E in questo caso noi dobbiamo andare a temperature molto più alte di sterilizzazione, magari pur per 1-2 secondi. 1-2 secondi possono essere sufficienti, come vedremo dal grafico che un po' riprende quello che diceva il signore, temperature elevatissime in tempi bassissimi. L'ideale sarebbe magari temperature più basse per tempi infiniti, ma poi avremo dei problemi sulle caratteristiche del prodotto, gustative, eccetera. Va bene, allora un attimo di pausa, riprendiamo tra qualche minuto.